la gioia dell'amore che nasce dall'incontro con Cristo. In essa confida Papa Francesco per far sì che la parola di Dio non sia una sequenza di tesi astratte, ma una vera compagna di viaggio per le famiglie, anche per quelle in crisi. Nell'anno santo della misericordia, l'esortazione apostolica Amoris Laetitia, firmata da Papa Bergoglio il 19 marzo scorso, solennità di San Giuseppe, giorno del terzo anniversario dell'inizio del suo pontificato, raccoglie i risultati dei sinodi sulla famiglia del 2014-2015, presentata in sala stampa vaticana dai cardinali Lorenzo Baldisseri, segretario generale del Sinodo dei Vescovi, e Christoph Schönborn, arcivescovo di Vienna, e dai coniugi Francesco e Giuseppina Miano, che hanno preso parte ad entrambe le assemblee sinodali, Amoris Laetitia in 9 capitoli affronta concretamente la realtà ricca e complessa della famiglia. Il testo si occupa anche del tema del matrimonio sacramentale, inteso come unione tra un uomo e una donna. Ogni persona va rispettata nella sua dignità, al contempo si evidenzia non esiste fondamento per assimilare o stabilire analogie tra le unioni omosessuali e il matrimonio. Un intero capitolo, l'ottavo, è dedicato alla necessità di accompagnare, discernere e integrare con misericordia le situazioni di fragilità, come ha spiegato il cardinale Christoph Schönborn. Papa Francesco è riuscito a parlare di tutte le situazioni senza catalogare, senza categorizzare, con quello sguardo di fondamentale benevolenza, che ha qualcosa a che fare con il cuore di Dio, con gli occhi di Gesù, che non escludono nessuno, che accoglie tutti e a tutti concede la gioia del Vangelo. Per questo la lettura di Amoris Laetitia è così confortante. Nessuno deve sentirsi condannato, nessuno disprezzato. In questo clima di accoglienza, il discorso della visione cristiana di matrimonio e famiglia diventa invito, incoraggiamento, gioia dell'amore al quale possiamo credere e che non esclude nessuno, veramente e sinceramente nessuno. Ai pastori compete, si sottolinea nel documento, sia la promozione del matrimonio cristiano, sia il discernimento pastorale delle situazioni di tanti che non vivono più questa realtà, come ad esempio il matrimonio civile o la convivenza. Nessuno può essere condannato per sempre, aggiunge il pontefice. L'invito è a integrare tutti, anche i divorziati risposati, che possono partecipare alla vita della comunità, ad esempio attraverso impegni sociali o riunioni di preghiera, e attraverso il colloquio col sacerdote in confessione possono formare un giudizio corretto su ciò che ostacola la possibilità di una più piena partecipazione alla vita della Chiesa. Occorre discernere, spiega il testo, quali delle diverse forme di esclusione attualmente praticate in ambito liturgico, pastorale, educativo e istituzionale possono essere superate. Per quanto riguarda i divorziati risposati con rito civile, egli sostiene, cito, «accolgo le considerazioni di molti padri sinodali i quali hanno voluto affermare che la logica dell'integrazione è la chiave del loro accompagnamento pastorale. Essi non solo non devono sentirsi scomunicati, ma possono vivere e maturare come membra viva della Chiesa, sentendola come una madre che li accompagna sempre. Il Papa esorta soprattutto a non rinunciare a proporre positivamente l'ideale pieno del matrimonio, come ha evidenziato il cardinale Lorenzo Baldisseri. In pieno accordo con il tempo giubilare che la Chiesa sta vivendo, l'adeguata chiave di lettura del documento penso che è la logica della misericordia pastorale. Il Santo Padre afferma chiaramente la dottrina sul matrimonio e la famiglia, specialmente nel capitolo terzo, e la propone come ideale irrinunciabile. Riferendosi ai giovani, egli afferma, per evitare qualsiasi interpretazione deviata, ricordo che in nessun modo la Chiesa deve rinunciare a proporre l'ideale pieno del matrimonio, il progetto di Dio in tutta la sua grandezza. Oggi, e li continua, più importante di una pastorale dei fallimenti è lo sforzo pastorale per consolidare i matrimoni e così prevenire le rotture.
La via è quella della logica della compassione, quindi non giudicare, non condannare, non escludere nessuno, ma camminare insieme. Non è una chiesa che sale in cattedra quella di Papa Francesco, hanno spiegato i coniugi Francesco e Giuseppina Miano, docenti rispettivamente di filosofia morale all'Università di Roma Tor Vergata e di filosofia alla Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale. La categoria del cammino è fondamentale per capire la conversione pastorale e missionaria più volte auspicata da Papa Francesco, ed è fondamentale per capire il senso della vita della famiglia che traspare da queste pagine. Che la vita della famiglia sia un cammino viene ripetuto con chiarezza, un cammino in cui non bisogna stancarsi di guardare avanti, di avere grandi orizzonti, in cui non bisogna smettere di sognare e di cui imparare ad gustare e ad apprezzare ogni passo, senza temere il divenire, senza temere le trasformazioni che il cammino porta con sé, avendo piuttosto il senso dell'imperfezione e della crescita.